pensano tutti i passanti, si tengono a distanza. Chi era che aspetta quelle quattro frecce? Sarà che aspetta di cadere incendendo il cielo come un meteorite e pensa. Sei ancora più bella adesso mentre sfiorisci, sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di quattro anni. E pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. E guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ho visto in certi posti dell'Africa. Forse si tratta di affrontare quello che verrà come una bellissima odissea di cui nessuno si ricorderà. Nonostante il flusso costante di gente senza lavoro e di compro oro, respirando lentamente, Chiara celebra la sensazione e della primavera finalmente in arrivo e del suo treno al binario 1. E pensa, sarà sì ancora più bella la sera quando sei stanchissima. Sei nella mia memoria interna, sei la reinterpretazione dei sogni che non riesco a ricordarmi. Forse trattavi di dimenticare tutto come in un dopoguerra e di mettersi a ballare fuori dei bar come ho visto in certi posti dell'ex Jugoslavia. Forse si tratta di fabbricare quello che verrà con materiali fragili e preziosi senza sapere come si fa. Questa stava pensando ad altri volti di ragazzini morti a caserte ancora, l'interpretazione dei sogni ai rumori di fondo e alla magia che tutto sia senza senso. E adesso all'osservatorio astronomico su una scala antincendio, Chiara le ha detto che è pulita e che ha smesso e che non c'è alternativa al futuro. Rientrano in casa e appena dentro si sentono benissimo i rumori e le voci degli altri appartamenti. Si trattava di accettare la vita come una festa, come ho visto in certi posti dell'Africa. Forse si tratta di affrontare quello che verrà come una bellissima odissea di cui nessuno si ricorderà. E forse si trattava di dimenticare tutto come in un dopoguerra e di mettersi a ballare fuori dei bar come ho visto in certi posti dell'ex Jugoslavia. Forse si tratta di fabbricare quello che verrà con materiali fragili e preziosi senza sapere come si fa. Eterno che sei così reazionario, che dal finestrino atterrando guardi Venezia dal lato e visto il loro non era un amore tanto diverso.